Prova, sa. Perché ridi? Che cazzo ridi? Ragazzi, altro video, altro giorno. Questa è la situazione. Le mura sono diventate veramente tutte completamente black. Nello scorso video si vedeva che erano, diciamo, non molto omogenee perché ancora dovevano asciugare. Questa è la situazione in quadratura. Dovrebbe andare bene anche se con l'esposizione, con le luci, eccetera. Poi faremo dopo tutto il lavoro. Allora, cosa faremo oggi? Ma fare oggi, mister? Intanto sto cercando di far diventare questa specie di busta di latte una cosa che raccoglie la polvere dal muro quando facciamo il buco. Abbiamo trovato questo pannello. Okay. E su questo pannello applicheremo gli altri pannelli fonoassorbenti, non fotovoltaici, e li andremo a piazzare proprio lì dietro il monitor. Yeah. Oh. Ora sì. Andiamo a recuperare due tasselli da 6. Secondo faccio i video. Che gli altri fanno il lavoro, io mi faccio le riprese. Easy. Ho capito, però poi non devi neanche montare video. Esatto. E gli altri ridono. Malati di buchi. Ragazzi, malati di buchi. Ha fatto i due buchi pronti per il pannello. Adesso dobbiamo montare. Quindi prima montiamo il pannello e mettiamo i pannelli piccoli o al contrario? Intanto lo proviamo. Okay. E poi casomai lo mettiamo qui a terra, gli mettiamo i pannelli di sopra e aspettiamo che si asciuga il silicone per appenderlo poi dietro al monitor. Giusto. Ragazzi, guardate sto mobiletto. Io non gli davo un euro alla verniciatura che gli ho dato. Però dai, in video rende anche il muro. Malati di silicone. Centrale. E poi vado ad applicare tutto il resto dopo. Sperando che funzioni, eh. Ricordiamo, questo non è silicone normale, questa è appunto una colla apposita per i pannelli. Sì, sicuro. Ragazzi, adesso dobbiamo mettere la striscia LED con queste canaline qui in alluminio che sono spettacolari. La metteremo tutta attorno fino a lì e poi da lì saliremo altri 2 metri per creare un effetto particolare, diciamo, nella parte laterale, nell'angolo della stanza. Il super professionale anche nella pulizia, malati di pulizia in questo caso. Spettacolo, cioè ragazzi, guardate già come risultato. Guardate che spettacolo, cioè così bianche che fanno cagare, un po' cagare. Facciamo un altro colore. Malati di rosso. Malati di... Ma... Matrix? No, qua mi sento tipo... Questo diventa... Quella sembra una spada gel. Spettacolo. Voglio mettere il coperchietto, vediamo cosa. Madonna. Prova, sa. Perché ridi? Cazzo ridi. Figata assoluta, li metteremo una cassettina per coprire il tutto. L'abbiamo attaccato perché poi dovremmo mettere uno sdoppiatore per striscia LED, ma quello lo faremo dopo. E già, è un'altra cosa. Cioè ragazzi, guardate che atmosfera. Manca la tenda, ancora un bel po' di cose, però già ci siamo. Allora, lei cosa ne pensa? Che sono migliorate tante cose, quindi... Che mangi stasera? Ok, altra situazione in quadratura. Devo dire che... Adesso ci siamo. E dovrebbe esserci anche la striscia LED lì, da quel lato. Però già è qualcosa di buono. Dovevamo mettere un'altra striscia centrale, perché volevo metterla anche centrale, però abbiamo detto di no. Lì al centro vorrei mettere qualcosa di un altro colore completamente, come una... qualcosa neon, ecco. Qui, praticamente.
che sarà sotto la postazione, magari tipo un logo, ma di sim racing un po' più nella parte superiore. E qui a destra, vediamo qui a destra, magari mettiamo i quadretti, qualcosa. Racconta. Smontiamo la postazione, questa qua. Ok. Ci facciamo l'unboxing della nuova postazione e poi con calma ci facciamo la live sul montaggio della nuova postazione. Esatto, nel frattempo io comunque registro qualcosina. Comunque andiamo a smontare subito la vecchia postazione e montiamo la nuova. La fine di un'era. Ti faccio vedere la magia, dai. Vai. Questa era la postazione che finora utilizzava Alessandro per correre, cioè assurdo. La sedia a sdraio. Assurdo la sedia a sdraio, ragazzi. La postazione traballante. C'è la prima volta che l'ho visto. Cosa ti ho detto la prima volta che l'ho visto? Ma come fai a correre questa cosa? Come cazzo fai a correre? Cioè, no sense assolutamente. Traballero. Allora, guarda. Questo si fa così. Si poggia in avanti. E poi, spiegando questi collaterali. Così. Si richiude su se stesso. Assurdo, ragazzi. Veramente una cosa assurda. Cioè, questa è tutta la postazione. Cioè, assurdo. Questo poi si svita volendo e si va a piegare anche questo, ma non ci interessa, no, per il momento. Non ci interessa. Bene, perfetto. Questo è in vendita. Link in descrizione. Prepariamoci per l'unboxing. Let's go. Ok, ragazzi. Aperto tutto. È veramente un panico, vedo un po' in difficoltà Malati di Sim Racing. Da dove iniziamo? Dice tra poco andiamo in live, seguite Malati di Sim Racing su Twitch, vedremo un po' di mettere insieme tutti i pezzi. Ce la faremo. Tutto pronto per montare il live. Prima prova del sedile in assoluto per Ale, dalla sdraio al sedile. Ci siamo? Secondo me metterla un po' più inclinato verso dietro, secondo me no. Un bullone più inclinato dietro. E allora bisogna quello il posteriore. Possiamo farlo già subito. Siamo arrivati a questo punto, cioè guardate qui che panico. Abbiamo, da quanto stiamo? 3 ore che siamo in live. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, però ancora bisogna fare regolazioni, bisogna terminare di montare i supporti del monitor, bisogna montare i monitor, bisogna poi sedersi e fare l'ultima regolazione finale, quella per la mia altezza, no? Per le mie leve. Già abbiamo qui il supporto per i monitor, tutto ovviamente montato in modo molto precario per le regolazioni finali. Stessa cosa, per questo dobbiamo sistemare la staffa sotto per la regolazione avanti e indietro, però bello. Primi test, devo dire che è veramente spettacolare. Abbiamo già stretto gran parte delle cose perché senza monitor abbiamo già provato le varie distanze con il sedile, con la pedaliera, con la base, il volante, e devo dire che ci sta. Mancano alcune staffe per quanto riguarda i monitor laterali e il monitor superiore e ovviamente anche il supporto per la tastiera e il mouse. E allora mi sento solidissimo qui dentro, però ancora devo trovare la quadra, quindi tutte le regolazioni, per esempio in questo momento non riesco a fare forza sul pedale del freno, quindi probabilmente dovremo alzare sicuramente un pelino la pedaliera e inclinare il sedile poco poco magari più avanti, in modo tale che poi riesco a fare più forza sul freno. Però questa qua diciamo che è una fase adesso di adattamento, quindi un po' di tempo lo dobbiamo perdere. Veramente fighissimo, ci siamo passati da un mondo a un altro. Dai, vediamo come va. Sorridi.